Raccontiamo la storia di Sik e il suo modello di business. La storia di Sik parte nel lontano 1946, quando con spirito di innovazione Erwin Sik fondò l'azienda in Germania. Le sue innovazioni nel campo dell'automazione industriale furono rivolte sempre alla sicurezza delle persone e al rispetto dell'ambiente, come ad esempio la prima barriera fotoelettrica e l'analizzatore di emissioni industriali. Da allora sono passati 75 anni e il gruppo Sik conta oggi più di 10.000 dipendenti con filiali in tutto il mondo. Lo spirito che ci guida è sempre però rimasto fedele ai principi fondanti, pur evolvendosi con il progresso tecnologico e il business globale. Il nostro claim è Sensor Intelligence, in quanto Sik fornisce sensori intelligenti e soluzioni basate su di esse nell'ambito industriale. La tipologia di sensori è molto ampia, dalle fotocellule ai sistemi di analisi per le emissioni, passando per i sistemi di sicurezza e anticollisione, fino ai lettori per l'identificazione automatica. I nostri clienti sono OEM, quindi costruttori di macchine, system integrator e anche end user, quindi utenti finali, in tutti i settori industriali, dalla factory automation alla logistica e all'industria di processo. Perché la sensoristica è una delle tecnologie chiave per Industria 4.0? Il concetto di Industria 4.0 si fonda sul valore dei dati. It's all about data, come direbbero gli inglesi. I sensori hanno la funzione di generare questi dati dalla fonte, che è il processo industriale. Ma generare i dati non basta, occorre creare dati sempre più significativi ed elaborarli e aggregarli in maniera intelligente, nel sensore stesso o nelle prime fasi dell'integrazione, in maniera decentralizzata. In questo modo è possibile trasformare i dati dei sensori in informazione e quindi dargli valore e benefici per il cliente. Il concetto di Sensor Intelligence di Sik si sposa perfettamente a questa logica. Nell'ambito del catalogo di più di 40.000 prodotti di Sik, dai più semplici ai più complessi, c'è sempre l'attenzione alla qualità del dato, non solo in termini di affidabilità e sicurezza, ma anche di valore aggiunto. Inoltre, Sik si impegna a fornire anche prodotti software e servizi che aiutano a valorizzare ulteriormente l'informazione proveniente dai sensori, per connettere in maniera sempre più stretta l'operation technology, quindi l'impianto, con l'IT, l'information technology. In che modo, dal vostro punto di vista, il 2020 ha impattato sull'evoluzione digitale dell'industria italiana? Il 2020, con i cambiamenti drammatici che ha portato, a suo modo ha dato un impulso all'evoluzione digitale, in quanto ha reso evidente i vantaggi di una produzione automatizzata e connessa, i cui dati sono facilmente consultabili da remoto e in cui i processi produttivi e la logistica ad esso legata sia flessibile e capace di adattarsi velocemente al cambio di esigenze che un mercato rivoluzionato dalla pandemia necessita. Quali saranno le innovazioni tecnologiche chiave del prossimo futuro per l'industria italiana? L'industria 4.0 e i suoi principi di connessione, digitalizzazione, creazione del valore dei dati sono stati recepiti in maniera molto eterogenea, a nostro avviso, dall'industria italiana. Da un lato, grandi realtà industriali con capacità strategiche di investimento hanno dato il via a progetti di valore, ma anche piccole realtà di eccellenza hanno saputo cogliere in maniera innovativa e l'evoluzione tecnologica, traendone benefici tangibili. La sfida del futuro però dell'industria italiana è di metabolizzare il concetto di industria 4.0 ed implementarlo diffusamente in tutte le realtà aziendali, anche nelle piccole e medie imprese. Per farlo occorrono le infrastrutture e gli incentivi all'innovazione a livello centrale, ma occorre anche che la tecnologia fornisca prodotti e soluzioni per l'innovazione digitale sempre più facilmente implementabili e flessibili, che permettano una diffusione vasta e abbassino la soglia di competenza tecnologica per la loro adozione, così come è successo in passato per l'automazione di macchina o la robotica industriale.